Difetti di comunicazione, se ci sono delle attese, se ci sono delle difficoltà, che i cittadini abbiano anche un po' di comprensione, perché sono 2.500 professionisti al lavoro, perché di questo stiamo parlando, qualche centinaio di dirigenti, che hanno delle responsabilità enormi su di loro, che riguardano la salute dei cittadini, ma anche una corretta e trasparente gestione amministrativa. E quindi siamo tutti davvero molto impegnati per offrire dei servizi di qualità ai nostri cittadini. Se talvolta sbagliamo, è giusto segnalarlo, è giusto anche denunciarlo, è giusto anche, però occorre avere anche quella sana comprensione che consiste nel fatto che noi facciamo davvero ogni sforzo per assistere i nostri cittadini. Se l'azienda sanitaria funziona, direttore, è sì grazie alla gente che ci lavora, ma è anche grazie alla popolazione. Ma assolutamente sì, ormai è superato quel concetto che vede il cittadino barra paziente passivo. Oggi la salute è una conquista che ognuno di noi può quotidianamente fare. Basti pensare alla enorme responsabilità che ricade su ciascuno di noi adottando dei corretti stili di vita salutari, e che sono sempre le solite raccomandazioni: c'è cioè una dieta variata, una dieta possibilmente priva di grassi, un'attività motoria che possa farci perdere magari qualche caloria in più, che possa attivare il nostro sistema cardiocircolatorio, le nostre articolazioni, insomma, astenersi dal tabacco, dall'alcol, non integralmente, ma insomma un corretto uso per esempio anche dell'alcol, e tutte quelle attenzioni che dobbiamo avere. Non parliamo poi delle droghe, perché questo la darei proprio per scontato, anche se così non è purtroppo. Un'attenzione negli ambienti di lavoro, un'attenzione a quando si guida in particolare, perché purtroppo questo territorio è afflitto da tantissimi incidenti stradali, e questo davvero è una situazione drammatica. E poi attenzione anche al proprio benessere psicologico, perché no, relazionale. Spesso tante affezioni, anche fisiche, trovano una matrice in un disagio psicologico, in un disagio sociale. Quindi, insomma, tutti noi possiamo responsabilmente fare di più per migliorare la nostra salute, e in questo caso, insomma, diventare degli agenti attivi e non solo passivi, nel richiedere delle cure. Abbiamo parlato prima di disaffezioni, lei ha lanciato anche un appello, ha parlato anche di conquiste, però ci sono anche pazienti che da fuori regione arrivano negli ospedali di questa azienda sanitaria. Perché scegliere queste strutture? Ma sa, di questo ne vado anche orgoglioso, perché abbiamo dei reparti davvero straordinariamente di eccellenza. Non faccio delle graduatorie per non fare torto ad altri professionisti, perché no, sarebbe ingiusto nei loro confronti. Noi dobbiamo comunicare di più, comunicare meglio. E questo in primis riguarda non soltanto l'azienda, ma i professionisti che operano, no? E oggi la relazione di cura è una relazione che si basa molto sulla fiducia. E la fiducia si instaura con una buona comunicazione, no? Perché credo che degli interventi, penso degli interventi di chirurgia, penso all'oculistica, insomma, penso a tante altre. Cioè, potremmo estenderlo, insomma, anche nelle malattie croniche, ovviamente.
È fondamentale il rapporto di fiducia che si instaura tra medico e paziente. Nel caso degli ospedali, non solo tra medico e paziente, ma tra struttura sanitaria e paziente. Quanto più noi sappiamo comunicare e infondere fiducia e sicurezza, tanto più pazienti faranno la scelta di darci la loro fiducia e quindi di rivolgerci alle nostre strutture. Però, ecco, non vorrei che si esasperasse tanto il tema di questo mercato della salute, insomma, noi non siamo in una competizione, noi dobbiamo garantire i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza ai nostri cittadini, quindi non è che ci mettiamo in competizione per prioritarizzare altri cittadini. Noi, questo è il nostro scopo, in primis, ben venga se anche altri cittadini di altre regioni, di altri territori ci dimostrano la loro fiducia venendosi a curare da noi. Bene, dottore. Pensa che basta. Sì. Vuoi parlare di altro? No, penso che abbiamo toccato gli argomenti, non so se forse...